paura. No, comincio io allora. Avete fatto una bella partita nel primo tempo, secondo tempo di sofferenza, però finalmente una mezzanese concreta. Sì, devo dire che il primo tempo è stato fatto veramente molto bene. Abbiamo creato tanto, come al solito, mettevamo forse anche qualcosa in più a livello di gol. E niente, siamo stati bravi, poi non siamo solo noi in campo, quindi giustamente anche gli avversari hanno sistemato evidentemente qualcosa per il secondo tempo e sono rientrati con un altro piglio. Bravi noi a reggere l'urto, a star lì sul pezzo, a difenderci. Non sempre possiamo fare partite in cui dominiamo, quindi è importante anche dare un segnale dal punto di vista difensivo. Ecco, dal punto di vista difensivo siete migliorati tantissimo nelle ultime partite e quindi questo è tutto a vantaggio della squadra, che partite, tornate indietro, vi sistemate sempre bene, non rischiate mai contropiedi, rischiate soltanto su mischi in pratica. Sì, diciamo che ci abbiamo lavorato tanto da questo punto di vista, visto che comunque abbiamo sempre creato tanto e segnato tanto, però concesso anche troppo spesso qualche gol superfluo, quindi era importante concentrarsi soprattutto a livello di testa e di mentalità per rientrare tutti sotto la palla bene e coprirsi bene. Ci stiamo riuscendo ultimamente e speriamo di proseguire così, dai. La tua partita, perché ormai siamo abituati a vedere fare tutta la fascia, no? Tutte e due le fasi, ma come ti trovi da una parte e dall'altra? Allora, io vengo da anni in cui ho fatto l'esterno più avanzato, diciamo. Di partenza, i primi anni della mia carriera, ho sempre stato terzino, quindi si trattava solo un po' di riabituarsi a rientrare nel ruolo un po' più arretrato. Comunque, devo dire che mi piace staccarmi anche in avanti quando c'è la possibilità, quindi appena posso ci vado. Mi dai un titolo, cioè messaggio al Trento, perché ormai fa di capire che sia Manzanese-Trento il duello finale. Che titolo posso dare? Noi ci siamo, abbiamo dimostrato in tutte le partite, dalla prima all'ultima, da quelle vinte a quelle sperse, che meritavamo anche qualcosa in più. Adesso aspettiamo anche lo scontro diretto, che sarà importante pure per capire il nostro livello ulteriormente. Non che ce ne sia bisogno, perché abbiamo dimostrato veramente con tutti di giocarcela alla grande. Però noi siamo qua, quindi è importante continuare sopra la nostra strada e pensare al nostro ricammino. E un'ultima domanda, con l'ingresso di Pappo, Felipe, diciamo Felipe era già uno del gruppo, ma diciamo, con l'ingresso anche in squadra, percepite che cambiano un po' anche le aspettative? Allora, le aspettative si alzeranno, diciamo, inevitabilmente, ma questo non è un problema per noi, perché avevamo già capito dal tipo di gioco espresso, dalle potenzialità di essere un gruppo importante, quindi ci fa piacere che si uniscano noi giocatori comunque di talento e aumentano il calibro della squadra, andando ad allungare ulteriormente questa rosa.